È stata una bella Giorgio Tesi Group, quella che ha battuto anche Trapani, cogliendo il terzo successo in 4 partite. La squadra di Nicola Brienza ha nuovamente fatto uno step in avanti, dimostrando di aver raggiunto una buona amalgama collettiva, potendo contare su buone tirature dal perimetro e su un pacchetto di lunghi completo e solido, sia in attacco ma anche difensivamente. Il tutto coinciso con la miglior prestazione di Daniele Utomi, 14 punti per l'americano in 32 di utilizzo, con 5 su 9 dal campo e 2 rimbalzi, giocando la prima vera partita da quando è arrivato e proseguendo fattivamente il suo inserimento nel gruppo. Unica pecca sono proprio i tiri dall'arco, considerando la qualità dei protagonisti. Anche ieri 4 su 18 e le uniche realizzazioni arrivate proprio da Utomi e l'altro americano Jess Johnson. Una certezza, fin dall'inizio della stagione, è Carl Weedle, anche ieri il migliore, con 15 punti, 8 rimbalzi e 27 di valutazione. Per me mi vedo in un ruolo fluido, che non è proprio solo 4, solo 3, solo questo. Cioè, oggi per lunghi parti ho marcato la guardia avversaria, ho fatto il 4 in attacco, poi il 3. Cioè, per me non dico che non c'è un ruolo, ma un ruolo un po' che cambia, dipende da partita a partita. Si conferma anche Daniele Magro, 17 punti dopo i 21 di Piacenza, e la dimostrazione che quando è al 100% in Serie A2 è un fattore assoluto. Il tutto in attesa della prossima sfida ancora al Pala Carrara contro l'Assigeco Piacenza, che nell'ultimo turno ha battuto l'Urania Milano 80-72 e si trova a 6 punti in classifica al pari di Biancorossi, che inseguono le due capofila, Cantù e Mantova, a 8 punti. Stati bravi tutti, ovvio che oggi Daniel ha avuto un po' più impatto offensivo, ma come vi raccontavo ieri, lui oggi è stato eccezionale in difesa su Mollura, che per loro è ovviamente un riferimento, e a parte un paio di occasioni è stato veramente super, super. Per cui nel discorso degli incastri che noi cerchiamo, ovvio che ci ha fatto bene, siamo contenti dei suoi punti, però ecco, io la guardo sui 360, e gli altri bene. Sicuramente Daniele ha fatto un'altra buona prestazione, però ripeto, non mi piace in generale parlare dei singoli, perché veramente siamo stati bravi come gruppo.